e promette felicità. Buonasera, questa sera sono io e qua abbiamo, come si chiama, il manichino di Davide Neccia che non parla, non dice neanche... Davide! Ma io non lo so, Scusate, scusate. Siamo in diretta, scusate, pensavo che ancora bisognava Davide Neccia, iniziare. Buonasera, buonasera a tutti quanti i nostri telespettatori di SL. Tutti quanti, i nostri, ho detto, i nostri. Oh, non hai detto i miei. Di SL48. Bene, bravo Davide Neccia. I nostri vuol dire di tu, i miei, i tuoi, i suoi, di Martina, di allora, Sandro, di tutti, insomma. Davide, senti, allora chiamiamo la regia così sistema bene le telecamere, perché no, va bene questo. Sto messa di profilo, mi si vede tutta la panza. Questa qua è quella dritta. Io sto storta. Sto storta, come sto storta? Sto storta io. Poi... quell'altra mi si vede tutto, mi sono mangiato che te sei mangiata, scusa, che te sei mondo e pure quell'altro. Ah sì, pure Marte, Saturno. E si vede la panza. Allora Davide Neccia, questa sera non abbiamo l'ospito. Sì, non abbiamo l'ospite, facciamo noi. L'ospito. Sì, perché è uno solo, Poi mi alzerai un po' il microfono, perché non abbiamo provato che siamo arrivati un po' tardi. Certo, giusto? Sì. E però in compenso abbiamo sempre la nostra showgirl. E certo, però prima facciamo i saluti. La possiamo far venire showgirl. Salutiamo comunque Cesare, sempre, Maria, e poi salutiamo anche Angelino, non ci dimentichiamo di Angelino, che sta in relax, in fase di costruzione, di composizione dei nuovi brani, e facciamo anche gli auguri perché la settimana scorsa è stato il suo compleanno, e anche di Sandro, domenica, e quindi insomma facciamo tantissimi auguri. Certo. Noi siamo arrivati alla 221, non lo so, io i conti non li porto. 221esima, no, si dice così, no? Come? 221esima puntata. Ventunesima puntata, no? Ventunesima, io non lo so. Quindi sono tante. Senti, sono tante, Davide, mentre facciamo i saluti, facciamola entrare la showgirl. Va bene, perché allora possiamo stare. Salutiamo noi e salutano anche loro. Tanto l'ospite non c'è, quindi ci possiamo stare. Ecco qua Teresa. Buonasera Teresa. Buonasera. Allora Teresa, adesso facciamo i saluti a Davide e poi lasciamo spazio a te. Ma li facciamo tutti quanti insieme. Tu però stai qua con me. Okay. Allora, primo saluto da fare perché ce l'hanno richiesto, dobbiamo altrimenti non ci guardano più. Sì. La signora Anna. Teresa, guardiamo la telecamera così ci vedono da casa. Altrimenti non ci guardano più la signora Anna e Federico Zacchia. Oh, di ciao. Di Castellaccio lì a Pagliano. Castellaccio dalle parti nostre. Certo, zona di Pagliano, certo. Sì, bene. E praticamente sta a un chilometro da casa in linea d'aria. Sì, ha visto Davide. Sì. Giochiamo in casa. Poi, bene, la signora Wanda e Luigi. Sì? Che ci ha richiesto un brano, Bugiardo Amore. Stasera ce lo canti, Davide. Poi, diciamo, questi sono i nuovi new entry che dobbiamo salutare. Certo. Poi salutiamo, come al solito, insomma, i nostri amici. Anna di Trivigliano, la signora... Loretta di Montellani, Laura di Velletri. Poi di Anagni ce ne abbiamo tre o quattro da salutare, Lino Mastronardi e poi il signor Pietro Iabboni. E ci abbiamo poi pure di Anagni, ci abbiamo Teresa e Luigi, non loro ma su altri Teresa e Luigi. Ballerini, sempre di Baciata e di Merengue. Sì. Poi salutiamo a Frosinone, chi c'è Nadia? Davide, a Frosinone abbiamo la signora Maria, che viene qualche volta al 70's, ci viene a trovare. Sì. Chi abbiamo? A Frosinone salutiamo anche il nostro amico Fiorenzo, del Paladence Nonna Pino. A Techiena, di Aladri. E salutiamo anche Cristina. E
certo. Il figlio, che anche loro hanno fatto il compleanno. Sì, l'altro giorno, sì. Poi, la signora ad Alatrichi, salutiamo. Alatrichi, salutiamo Laura, no, no. Luca e Maria, Alessandra. E come si chiama? Santino Lasinello. E poi la signora non mi ricordo. Davide Nicci, la signora sempre di mi sfugge. Valeria. Poi la signora Gigliola, anche perché spesso ci viene a trovare lì al Paladance. Okay, e Davide? Poi qui a Latina ci abbiamo Stefano di Latina Scalo, ci abbiamo la signora Gianna di Latina, sì. E poi mi sembra, insomma, e tutti quelli che ci seguono, certo, Davide, da Roma tutti pure ci seguono tanti. Tanti. Sì, adesso lasciamo lo spazio a Teresa. Allora, Teresa, vai, e Fausto, Teresa, a salutare. Vai. Stai con noi, Davide. Sì, sto qua. Vai, Teresa. Vango. Allora, io voglio salutare Augusta, Stefano e la mamma. Voglio salutare Giovanna, quella che è delle terapie. Oh. Voglio salutare Graziella e Roberta. Sì. Sì, Fausto, dai. Graziella e Roberta, poi Fausto. Giuliana e Caterina di Borgovodice. Giuliana e Caterina Cesare, di Borgovodice. Cesare. Guarda, hai Fausto, hai se capito, continui, sì, così mi dai una pizza in faccia. Hai capito? Sì. Si sente. Come no. Però tu devi guardare sempre la telecamera, mai verso di me, perché con sta mano sei pericoloso. Certo. Bene, poi Fausto, chi altro? Tutti quelli che ci seguono. Okay. Poi Nadia, mi sono dimenticato io di salutare anche Guglielmo e Marina, certo, di Piglio che da poco si sono trasferiti anche a Roma. Alla Dispoli, quindi e loro fanno avanti e indietro tra Piglio e la Dispoli. Sì. Ciao. E Teresa, Teresa, tu? Hai finito tu? Io voglio salutare tutta la famiglia di Davide. Grazie. E buona Pasqua. Ah, buona Pasqua. Grazie. Voglio salutare tutta la famiglia di Nadia. Buona Pasqua. Grazie Teresa. E basta. Grazie Teresa, grazie. Sei sempre gentile, sempre un pensiero per le nostre famiglie. Brava Teresa. Okay. Allora Teresa, fra un po' rientri, adesso sì, vediamo il primo brano che andremo ad eseguire. Sì, lo fai tu Nadia. Io Davide. Sì, facciamo un brano ciascuno, perché insomma facciamo io una volta, certo, anzi possiamo certo fare anche un duetto volendo. Ma come no, duetti, tre etti, quattro etti. Anzi, perché non iniziamo con un ma pure duetto? Mezzo chilo, Un duetto, perché non iniziamo subito con un duetto, quindi, va bene. Quindi o facciamo un duetto allegro, sì, una baciata del nostro collega, oppure così facciamo giusto, ballare, giusto? Sì. Allora facciamo una baciata del nostro collega, okay, Manuel Rosati, che salutiamo. Sì. Ciao Manuel. Io esco per preparare la base, perché vai, come vedete, insomma, ci sono state delle richieste, però insomma, sì, facciamo questa bellissima baciata, anzi quando potete andate a trovarlo Manuel. Sì, su Oasi Santa Damini, Davide. A Sonnino. Che è una spettacolarità. Sì, Sonnino, io ho capito, Sonnino. Che Sennino, sì Davide. Sono Franco, Davide. Ma che stai a di? Va bene, innamorati. Baciata, vai Nadia. Davide, alza un pochino il microfono, grazie. Vai. Perfetto. Fausto e Teresa, i nostri showgirls. Baciata. Vai. Occhi come il diamante, brillanti e lucidi. Ricordo le tue mani, mio Dio che brividi. Mi fai tremare il cuore, lo sai è vero amore, dubbio non ne ho, mi fai impazzire, foglie d'amore io farei per incontrare gli occhi tuoi, nei sogni mi abbandonerei per inventarmi accanto a te. Baciata! Oi mamma, come balli bene Davide Mircia! Lo sai, mi toglie il fiato la mia vita in te. Tremo tra le tue dita che mi sfiorano.
cuore io sarò. Grazie. Allora, ma Nadia, bravi anche voi, Davide, sì, eccomi. Dicevo, siccome dicevi? Che per fare le cose, diciamo, sì. Pari, no? Come sì. Si dice, no? Abbiamo fatto un duetto, quindi abbiamo, toccherebbe a me adesso. Ecco. Però voglio fare un altro duetto. Sì, va bene? Un altro duetto. Sì, un altro duetto, tre etti, capito? Ui, come mi squilla il telefono. Ma niente, poi ci rispondi dopo. Squilla il telefono, sì, tu. Dimmo che no, vuoi, ascoltami, ascoltami per cortesia, io non lo so. Vai! Posso fare gestacci, Lo devo sempre ascoltare, io non lo so. Vai! Si va. Ascoltami. È tanto che me ne ero accorto. Tu hai riempito i miei silenzi, le mie voragini. Immagina, vai. Le notti che non hanno fine, i giorni persi ad inseguire, o nell'attendere. Per te ho fatto cose anche verosimili, senza limiti. E se vuoi, io resto qui per raccontarti di me senza dover nascondere. Quel desiderio a cui tu spero voglia rispondere. Ascoltami. Ti ascolto. È tanto che me ne ero accorto. È stato facile notare le tue attenzioni. Immagina la voglia che pensando sale fino a trovarmi così a volare, a fantasticare. Per te ho fatto cose anche verosimili, senza limiti. E se vuoi, io resto qui per raccontarti di me senza dover nascondere quel desiderio. Spero voglia rispondere e raccontare noi come fosse una favola di un incredibile sogno reale.
possibile. Nasco, vivo, penso, dico oggi qui con te. È arrivato quel momento devi far dire per sempre come fosse un mare. Se farà dire per sempre come fosse un mai. Ascoltami. Sì. Olè, bravo, 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 bravissimi. Grazie, grazie Teresa, assai, grazie, grazie assai, assai. Allora assai. Nadia, senti, sì, dobbiamo fare un brano. Sì. Per la signora Wanda, per la signora Wanda che ci ha richiesto, okay, un brano Bugiardo Amore, eh? Sì, 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 ma facciamo, guarda, facciamo fra un po', facciamo ballare anche Teresa. Appunto, Bugiardo Amore. È benedito, ok, scusa, ok, allora so. Sì, allora sì, bene, bene. E pensavo che era un altro letto, che... Davide. Allora, okay. Bugiardo Amore, canto io per la signora Wanda e Luigi. Balla la nostra Teresa e Fausto, prego. Se va. Voglio dimenticare le tue parole, voglio dimenticare gli occhi tuoi, tu che mi dici sempre amore mio, ma la parola amore non è per me. So che il tuo cuore pensa a qualcun altro ed è per questo che ti lascerò. E poi vivrò felice come prima e solo un bel ricordo resterà. Bugiardo amore, mi farai morire, mi farai morire. Bugiardo amore, ti voglio bene, ma mi farai morire. Grazie Teresa. Vorrei saper da te tutto il passato, vorrei saper da te come farai a star lontano da chi ti vuole bene, voleva bene più che mai. Ma son felice adesso di lasciarti, di non vedere più quegli occhi tuoi, quella tua bocca bella e traditrice. Vai dove vuoi ma non pensarmi più. Bugiardo amore, sei senza cuore, mi farai morire, mi farai morire. Bugiardo amore, ti voglio bene, ma mi farai morire. Vai Teresa! Oh! Bugiardo amore, ti
Olè! Bravo, bravo, complimenti. Davide. Grazie, bravo, grazie. Davide. Tanto, tanto, tanto. Grazie, grazie. Bravissimo, Teresa. Bravissimo. Allora, Nadia. Davide, ci siamo dimenticati di salutare, sì. Francesco Mauri, ah, Radio Anagni. Sì, sì, Radio Anagni, sì, ciao, ciao. Domani sera ci sarà una grande ospite, sì. Quindi collegatevi su Radio Anagni, sì, ci sarà, sì, Grazia, sì, Guerra, ah, mi raccomando. Okay. Speriamo di invitarla anche qua qualche volta. Certo, come no, come no. Domani ci penso io, la invito io. Va bene. Okay. Allora, Nadia, sì, senti, tocca a te, prima, sì, di andare in pubblicità. Tocca a me? Tocca, ok, tu hai fatto un menito, Davide, sì, sì, va, sì, bene, sì, allora, sì, facciamo una cumbia, ah. Voglio te, Voglio te? Sì. Ok, dai. Voglio te, canta cumbia. Nadia Rossi, vai, Nadia. Grazie, vai. Davide, sì, 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 sì. Ci sei? Ci sono, Davide, Davide, ci sono. Via. Arriva, Vamos. Vai, Teresa, con la cumbia. Io non so cos'è quest'ansia che c'è in me, non mi dà respiro, non mi lascia mai, come una mania, non mi dà tregua mai, forte il desiderio però che ho di te. Ti cercherò, non mi arrenderò, fino in cielo ti raggiungerò. Luce tu sei dell'anima mia, senza te io so che non vivrò. Questa notte non finirà mai, volerò oltre la mia follia, sulle rive del cuore sarò, raccogliendo anche tutti i tuoi no. Solo te. Io non so cos'è, ma non resisto più all'idea che tu non sia qui con me. Forse una pazzia, ma non mi fermerò fino a quando tu sarai la mia poesia. Ti cercherò, non mi arrenderò, fino in cielo ti raggiungerò. Luce tu sei dell'anima mia, senza te io so che non vivrò. Questa notte non finirà mai, volerò oltre la mia follia, sulla rive del cuore sarò, raccogliendo anche tu. No, ma voglio te, Nadia Rossi. Voglio te. Uè. David Nesho, dove sei? Yeah. Eccolo, Questa notte non finirà mai. Volerò oltre la mia follia, sulle rive del cuore sarò, raccogliendo anche tutti i tuoi no, ma voglio te, solo te, solo te. Teresa, grazie. Bravissima, bravissima, grazie, Nadia. Grazie, aspetta, Davide. Teresa, aspetta, Teresa, aspetta qua, perché è arrivato il momento di lanciare la pubblicità e questa è di competenza di Teresa. Teresa, vai, Teresa, vai, vai. Ciu, ci, cia, ci, ciua, pubblicità, no, muovete qui. Ecco.
Eccoci, sì, eccoci, siamo ritornati, sì, Davide, sì, siamo ritornati in diretta. Sì, io so pure la maglietta messa male, vedi? Ah sì? Sì, adesso mi metto bene. Okay. Ah certo, certo. Oh. Sono tutta statica stasera. Ah, sì. Prendo, non lo so, do corrente. Statica perché fai le statistiche? Non ho capito. Sì, ogni tanto fai faccio pure qualche statistica. Ho capito. Senti, sì. Davide Neccia, ti vedo già pronto con la tua dolce metà. Sì, sì. Con la Rolanda. Certo, perché dobbiamo fare un brano. La settimana scorsa ti hanno richiesto già due brani, sì, per la fisarmonica, quindi bisogna accontentare Alessandra, certo, Dianagni, sì, e Paola, giusto? Va bene, sempre Dianagni. Sempre... No, Paola non è Dianagni. È di Olevano. Però è nativa fiuggina, eh? Sì. Quindi... Allora, per adesso... per Alessandra andrei a suonare... Una bella canzone di... Giovanni Tranquilli, sì, è una baciata, e quindi io vorrei i nostri invitare i nostri amici. No, o lo dici bene o lo dici bene. Fausto si e Teresa dice a ballare. Invitaro Fausto e Teresa a ballare la baciata. Perché guarda, io vengo da un'altra scuola di Sandro Pichetti. Certo. Tutta la scuola alta francese, tutto mischiato. Salutiamo Sandro Pichetti. Sì. Allora, dicevamo, Libera, una canzone di Giovanni Tranquilli per Alessandra Dianagni. Vai! Vamos. Balla Fausto e Teresa, prego, venite. Baciata! Vai! Oh,
Olè, Davide, resta bravo! Lì. Resta lì perché... Bravo, bravo, bravissimo Davide. Bravo. Bravo. Guarda, Teresa, siccome lui è tanto bravo e perché... Che cos'è? Un po' un fruscio. È il mio microfono, forse? Non lo so, va bene. Comunque, dicevo, è tanto bravo che suona dal vivo, Davide. Fallo vedere che suoni dal vivo. Fai un pezzetto così senza base, vai. È quello che vuoi, vai. Visto te ne? Oh! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Tu devi sapere, Teresa, che anche mio fratello è fisarmonicista. E allora mi dice, guarda, che Davide è talmente bravo che deve far vedere che suona veramente dal vivo, perché sennò sì, la gente pensa sì, che suona Nadia, per finta. Sì, sì. Grazie, grazie Nadia. Bravo, grazie, Nadia. Bravo Davide, bravo. Sì, 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 grazie. Adesso allora, abbiamo appoggiata, poi facciamo un altro brano, Sì. Allora, cara Nadia, senti, tocca a te, Tocca a me, Davide. Sì, 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 sì. Va bene. Guarda, sì, se mi regoli un attimino poi l'amplificazione, ci pensi penso tu io. Perché c'è un... Che? Sembra che qualcuno si sta mangiando... Ah! È il microfono di Teresa che ma scarico. No, questo te lo dico io. È che dietro le quinte, sì, qua, SL48, sì, ci sta sia Martina che Alessandra. Sì. Si stanno a mangiare l'uovo di Pasqua. Si sente tutto ecco, da scartare. Ecco perché si sente tutto sto crunch di sotto. Si stanno a scartare tutto l'uovo, non hai capito? Va bene, va bene, Nadia, senti, che ci fai ascoltare? Davide, che faccio ascoltare? Ubriaca sì, di te, va bene, bene? Vai, Ubriaca di te, canta Nadia Rosi, Sei pronta? Ci sono, sì. Ok. Vai. Via. Sarà quest'aria leggera, sarà la luna di sera, il mare, le onde, gli scogli, mi abbraccio pian piano mi spoglio, il vino, il tuo complice amico, ti voglio ma non te lo dico, mi stringe il tuo cuore bandito, e intanto è caduto il vestito. Vento d'estate saranno le nostre risate e falò sulla spiaggia di notte, ripenso le mie prime cose, quell'alba cancella la luna, di sede ce n'è solo una, il mare è una tavola blu ed io ti sento di più. Sono qui quello che sai, amore.
Brava. Grazie. Grazie. Moltissimo assai. Sì. Bene. Allora, Nadia, allora, senti, tocca a me, facciamo adesso un ballo un po' movimentato. Un merengue. Merengue, una mia composizione. Certo. E ringrazio anche il maestro Francesco Di Diego, perché insomma facciamo lavoriamo insieme e quindi escono fuori queste melodie, insomma, queste. Benissimo, Davide Neccia. Okay, quindi simpatiche melodie, ecco. Okay. Va bene? Benissimo, allora, ci scateniamo. Sì, Luna Nueva è il titolo di questo merengue. Vamos! Vai, Davide Neccia, Luna Nueva! Súbeme la radio, yo quiero bailar, sabor latino, merengue tropical. Súbeme la radio, yo quiero bailar, sabor latino, merengue tropical. Un, dos y tres, y vamos a bailar, un pasito adelante, un ritmo muy caliente. Ay, qué dolor, no tengo una mujer, tal vez una mariposa me hace una sonrisa. Palpita mi corazón toda la noche en pena para buscar el amor. Un, dos y tres, me gusta el ritmo loco, un pasito más, bailamos otra vez. ¿Sabes lo que haré? Me voy en Puerto Rico y buscaré una chica para bailar conmigo. Y por todo el día vamos a la fiesta, bailando merengue, el ritmo que me gusta. También toda la noche, hazme bailar más. Yo no soy cansado, un poquito enamorado. Grazie Teresa. Bravi anche
ballerini, showgirl. Grazie Teresa. Complimenti, grazie, complimenti. Nadia. Bravo Davide. Oh, allora, Nadia, se questa è la tua la quarta canzone, sì, sì. Di questo tempo, poi ci sarà la pubblicità, insomma, che suoniamo, che cantiamo? Davide, facciamo una back-in. No, back-in, cioè a me io non lo so, scusa. Una rumba, rumba, ecco, così capisci, diverso, capito. Perché già hai capito male. Sì. Portami via. Portami via. Scusa, brano. Certo, portami via, Portami via. Sì. Vamos. Vai, balla sempre Fausto e Teresa, Vai. Ecco, arriva, Sì, arrivo sì, pure sì. Io, Nadia, E certo, come no, Davide, qua la fisarmonica e gli arrangiamenti sono i tuoi e di Cupellaro, sì. Vamos! Vai! Dolcemente nei tuoi occhi la mia anima si specchia, il tuo sguardo immenso tu che mi stringi sempre più. Questo è amore vero. Troppe volte ti ho sognato e dopo tanto sei arrivato. Finalmente sei con me e non pensavo che nella vita avrei più amato. Finalmente sei con me e ringrazio Dio che l'ho sempre sperato. Portami via con te, dove il cielo è sempre azzurro, dove c'è amore vero, costruiremo un futuro. Portami via con te, lontano nel tuo mondo, insieme per la vita. Con il nostro amor profondo. Davide Neccia, la fisarmonica. Bravo, bravo. Grazie a Dio che l'ho sempre sperato. Portami via con te, dove il cielo è sempre azzurro, dove c'è amore vero, costruiremo un futuro. Portami via con te, lontano nel tuo mondo, insieme per la vita, con il nostro amor profondo. Grazie Teresa. Portami via con te, per la vita, con il nostro amor profondo, insieme per la vita, la gioia infinita. Olè. Grazie, grazie Teresa, grazie a Davide l'accompagnamento. Oh, Fausto dice tanto di cappello. Grazie Fausto, grazie anche a te. Allora eccoci, ecco. Teresa, eccoci. Teresa, vieni qua, dove vai? È il momento di lanciare la pubblicità, sì. Lo devi fare tu, questa è tua competenza, Teresa. Vai Teresa. Ciu ci cia ciccio a pubblicità. No, ma vedete qui.
Eccoci, eccoci tornati di nuovo, Nadia. Sì, Davide, siamo di nuovo in diretta. Sì, sì, praticamente sì. Abbiamo lasciato, diciamo, lo spezzone, come si dice, il tempo precedente con la fisarmonica, adesso certo. Riprendiamo. Lo riprendiamo l'altro con, sempre con la fisarmonica. Bravo, sì, Davide, sì, sì, sì. Bravo, perché grazie, grazie. C'è gente che aspetta davanti al televisore, certo, per sentirti suonare. Certo, certo, è giusto. Allora, è giusto. So che andrai a fare una tarantella, sì, che porta il mio nome. E certo, oh. E la dedichiamo anche a Nadia, la nostra Nadia Ramiccia, la nostra concittadina, amica, Nadia, che Bruno, l'ho incontrata l'altro giorno al supermercato, sì, e ci siamo fermati a parlare, abbiamo parlato della macchina, che abbiamo la macchina in comune, uguale, sì, e ci ho detto: Bruno, guarda che mi è successo. E Bruno dice: mannaggia Nadia, un guaio. Che è successo? È tutto di più sto periodo, la macchina, sì, sì, guarda. Sì, 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 sì. Va bene, Davide. Hai bucato la gomma, insomma. Ho bucato la gomma e ho fatto una fiancata. Hai fatto? Hai fatto? Sì, vabbè, dai, va bene, non fai niente, non fai sono niente. Piccolezze, insomma. Piccolezze, sì, 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 sì. Cose minime, sì, proprio. Sì, sì, sì. Poi la dedichiamo anche alla signora, visto che piace la fisarmonica, alla signora Anna di Trivigliano. Certo, certo, come no, come no. E anche allora, Paola, la nostra amica, sì, sì, che ti aveva richiesto anche lei questo brano. Certo, l'aveva ascoltato e allora dice: e certo, no, me lo perché puoi dice fare, porta sì, il sì, nome sì, della amica mia e bisogna certo, che lo fai. Certo. Eh? Va bene, allora, Nadia, tarantella. Adesso io, sì, suonerò Nadia. Ma che sei matto, me suoni? Se me suoni, io già sono sciancata che l'altro giorno sono caduta. Come pure suoni, non lo no, so. No, suono il brano, la tarantella, oh. Nadia, cioè, dal titolo Nadia. Bene, io non bene. Lo so, E balla Fausto e Teresa. Teresa. Vamos! Vai, comunque questo brano potete ascoltarlo anche su YouTube. Ok, l'ha reinterpretato più di qualcuno. Ci siamo, Davide, sei pronto? Tarantella, Nadia! Thank you.
grazie, grazie, grazie. Attenzione grazie. Al gecko, eh. Sì, sì, il gecko. Davide, adesso... questa volta entro qui da questa parte, sì, ti passo davanti. Qua, perdon, qua, perdon, sì, perdon. Sì, 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 sì. Allora, sì, Nadia, sì, 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 continuiamo, continuiamo, continuiamo. Questo è il primo brano del terzo tempo, quindi ne facciamo un altri tre. Sì, e ti facciamo ballare Teresa alla fine, eh? E certo, è certo. Sì. Davide, io se la regia è pronta, sì, vorrei mandare un video. Ah, va bene, va bene. Sì, un sì, nostro sì, sì, brano, va bene, va bene, interpretato anzi da noi. Da noi. Perché il brano è stato maggiormente scritto da Manuel Rosati. Certo, certo. È tutta opera sua. Certo. Musica, testo, eccetera, eccetera. Okay. Quindi... un brano di Manuel Rosati cantato da noi, da ci noi, siamo anche noi. Abbiamo fatto la nostra interpretanza. Sì, e c'è anche la mano della nostra Alessandra Micheli, certo, alla regia, certo. C'è anche la mano di Sandro Cupellaro, c'è anche la mano di, aiutami, di chi? Marco Reggiardo e Mauro Romiti. E Mauro Romiti, chitarristi. Alle chitarre, certo. Alle chitarre. Hanno collaborato in tanti per, in la, tanti, per questo brano, per la base e tutto quanto. E gli attori? Gli attori, non, sì. Non gli attori. Ci dimentichiamo, ah, eh. Barbara e Stefano. Barbara, sì, e Stefano. Quindi resta. Vabbè, ma leggerete tutti i titoli poi, eh? Certo. Resta, resta, resta. Vai, vai. Regia. Resta e chiudo il mio cuore lì dentro ai tuoi.
Eccoci, tornati, Davide. Ringraziamo il nostro, anche il nostro, la nostra edizione musicale. Infatti, ho fatto la faccia come ho detto tutti, ma la cosa più importante. Borgatti edizioni musicali. Borgatti. Il grande Gianfranco, Ringraziamo sempre. Tu lo sai che il primo LP di Vasco Rossi, chi è che l'ha fatto? È il papà proprio di Borgatti, giusto? Borgatti, me l'hai detto sotto tu, l'edizione Davide. Di Borgatti. Le prime due canzoni, insomma. E poi dopo Vasco Rossi è uscito anche Fiasco. Vasco Rossi. Quello dopo tantissimi anni che è uscito. È un'edizione straordinaria, proprio. Dopo mi ricordo una volta ho fatto qui un'esibizione a Stiamo Insieme. Certo. Ci siamo. Se la ritroviamo poi qualche volta la rimandiamo. Infatti. Allora, cara Nadia, Davide, senti, facciamo tocca a me? Tocca a me. La penultima canzone, poi l'ultima la canterai tu. Facciamo ballare anche Teresa e Fausto, come l'ultima Teresa, insomma l'ultima canzone. Certo. Allora, stavamo dicendo di cantare solo tu, Sì, giusto? Una bellissima cumbia. E questa la dedichiamo a Valentina di Sora, perché me la richiede sempre. È vero. E quindi, insomma, questa canzone piace molto. Solo tu, solo tu canta Davide Neccia e balla sempre Davide. Vuoi dire qualcosa? Perdonami. No. Okay. Sempre Teresa e Fausto. Sì. Li inviterei. Li invitiamo a ballare. Sì. E ringraziamo anche il cantautore di Davide Neccia, Francesco Di Diego. Sì. Vai, Davide, vabbè. Solo tu. Prego. Sì. Guardare il mare questa sera mi viene voglia di portarti sulla spiaggia. Guardo nei tuoi occhi sotto questa luna piena e i tuoi capelli bagnati dalla pioggia. Lo sguardo tuo intrigante, amore sono tua, brucio di passione, facciamo una pazzia, sei tu, sono tu, il mio il mio grande amore, sei tu, sono tu, il mio frutto proibito, sei tu, solo tu, il mio dolce segreto. Davide Neccia! Grazie! Sei la donna più importante e il resto oramai non conta niente. Non voglio più parlare del passato, perché io di te il mio dolce sì.
ci sei tu nel mio cuore, voglio amarti così, perché tu sei l'amore. Ogni notte ed ogni dì c'è il microfono spento nel vai. Mio cuore. Vai adesso. Voglio amarti vai. Così. Bravo, bravissimo. Grazie Teresa, grazie Teresa. Perché tu sei l'amore. Allora, cara Nadia, siamo arrivati all'ultimo brano, lo canterai tu, prima del gran finale. Sì. Cantemue. Facciamo un duetto. Un duetto. Va bene. Tanto Teresa si riposa un pochino. Sì, e poi così ballerà dopo il gran finale. Il gran finale è tutto il suo. Okay. E guai chi ce lo tocca. Ok. Che facciamo? È un altro duetto sempre di Omar Codazzi. Sì. E allora, prima abbiamo fatto Ascoltami. Sì, adesso facciamo... scelgo te, penso. Sarà questa, giusto? Sì. Va bene. Va bene? Scegli okay. me? Sì. Okay. Per cantare hai scelto me? Certo. Meno io male. Le professioniste, capito? Grazie, mi ha fatto un complimento. Domani nevica, mi raccomando, accendete il camino già dalla mattina perché domani nevicherà. Sì, perché sono le prossime, previsioni del tempo. Mi hai fatto un complimento. Luca, tu che sei a Latri, lì ancora più freddo, quindi perché sei più in alto. Mi raccomando, accendi il cammino già dalla mattina. Va bene, scelgo te. Va bene? Scelgo te. È una canzone di chi sarà? Omar, non si sa. Omar. Vamos. Vai. Davide Neccia, Nadia Rossi. Ho scelto te quel giorno che il mio cuore ha deciso di averti, ha deciso di stare con te. Ho scelto te. E se c'è un perché, è soltanto la voglia che avevo di vivere e amare solo te. Ho scelto te e non ho sbagliato, non ho mai provato che cosa vuol dire infelicità. Innamorati così dal primo giorno, quando la nostra età, tinta di povertà, ci scopriva ricchi d'amore. Innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, una vita è per sé. E scelgo te anche adesso che questa ruga che solca il tuo viso è la strada che hai fatto con me. E scelgo te sì. anche adesso che quest'argento che hai sui capelli è un tesoro prezioso per me. E scelgo te per il breve cammino che ormai lascia il destino a due cuori ubriachi di felicità. Innamorati così dal primo giorno, quando la tinta di povertà ci scopriva ricchi d'amore. Innamorati con in tasca carezze e due cuori legati
da una sola via, una vita per sempre. Innamorati così dal primo giorno. Nadia Rossi, Davide Neccia. Innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, una vita è per sempre. E due cuori legati da una sola vita, ho scelto te e scelgo te. E intanto so già che farò, ti sceglierò. Olè! Bravissimi! Bravissimi! Bravi! Bravi, bravissimi! Moltissimo assai! Come ci sappiamo mandare io e te? Non ci va, non ci vendiamo. Guarda, io penso che Sandro ci ha imparato proprio bene, ci ha insegnato, ci ha insegnato proprio bene a vantarci da soli, siamo proprio due artisti. Allora io vorrei invitare Teresa per fare l'ultimo ballo della puntata di questa 221esima ventunesima puntata. Eh sì, Davide, siamo arrivati alla fine. Allora Teresa ci fa sempre la pizzica, ha detto, giusto? Allora facciamo, cambiamo subito, 30 secondi e 30 secondi. Ok, va bene? Vai. Io allora, esco. Prima pizzica, vai. Vai. Uè, vai. Teresa! Pizzica! Uè! Vai Teresa! Vamos! Questa è la voce del salento, la voce dell'amore che ti pizzica il cuore. Questa è la storia di sta terra, solo ma niente di libertà. Questa è la voce del salento, pizzica! Teresa! E allora cambiamo passaggio, passaggio, via! Pizzica! Salterello! Oi mamma! E allora signori, siamo arrivati all'ultimo, alla fine, di questa 221esima puntata di Davide, Nadia, Fausto e Teresa, anche Cesare e Angelino, ci mettiamo perché stanno sempre con noi, insomma, alla fine. Cesare tornerà la prossima settimana, quindi... Stasera gli abbiamo dato il giorno di ferie. Angelino, ci abbiamo dato un anno di ferie, insomma, che lui deve... Sta a posto. Allora ringraziamo la regia, sì. Ringraziamo Martina Morigoni, ringraziamo anche Alessandra Micheli. Sì, Alessandra, ringraziamo Sandro Micheli per darci la possibilità di stare insieme con voi tutti i giovedì sera dalle ore 21. Ricordiamo e poi, le repliche, Davide. Sì, la replica domenica alle ore 14, quindi non dimenticatele, perché insomma.
A noi ci fa piacere che ci guardate. Certo, certo. Ricordatevi, a Pasquetta saremo al Lago della Felicità. E 18. Fate una buona Pasqua a tutti. Tutti quanti, sì. Okay. Ciao. Ciao, auguri, auguri di buona Pasqua. Tradizione da ballà. Questa musica popolare è una perla da salvare. Lei ti fa sognare, ti fa pure innamorare.